Niente ragazzi, allora semplicemente tutto questo spero mi sentiate. 23 luglio 2024 è il mio compleanno e la bellezza di 28 anni. Non ho fatto video oggi, ho lavorato da remoto, ho dovuto sistemare un po' di cose, sapete com'è la situazione. E successivamente adesso mi sto facendo una piccola passeggiata perché tutto il giorno in casa non fa bene, anche perché c'è un bel soletto. E insomma è stato molto carino con tutti gli altri uscire, o meglio fare la festina a casa mia. E è stato un po' triste il fattore che fosse durante la settimana, come vi avevo già anticipato, di solito cade sempre di martedì. Mi sono perso via. Allora, è il mio compleanno, io voglio festeggiare cucinandomi una tartare, semplicemente. Ho anche tirato fuori delle patate, che era un bel po' che non le facevo. E quindi ragazzi, non so, adesso non dico che mi sta venendo ansia o cosa, però diciamo che ognuno si vive il compleanno un po' come preferisce, no? E io negli ultimi anni sento il tempo che passa, sento gli anni che avanzano, le cose da fare, quindi per quanto mi riguarda io ci provo di fare sempre al meglio delle mie potenzialità, capacità, e provo sempre a non vivere di rimorsi. Infatti una cosa che insomma secondo me dovrebbe essere applicata sempre è non avere rimorso di non aver fatto qualcosa. E diciamo che si può sbagliare tutto, ma uno dei miei pilastri, chiamiamoli, della vita è appunto questo: fare sempre tutte le cose, che sia iscriversi a un corso, che sia parlare con una, non so, una ragazza che ti piace, piuttosto che io mi sento terribilmente vuoto a volte e mi sento come appunto che io non stia facendo abbastanza, ed è una cosa che odio a tal punto che ho questa caratteristica di fare un po' l'esatto opposto e buttarmi a fare esattamente l'opposto. Di conseguenza, magari io, esempio, posso considerarmi super timido, solo che ho sempre fatto l'opposto di questo per autoconvincermi che non fosse così, e per osmosi, a forza di fare una cosa, ti entra così in testa che poi diventi l'opposto. Io magari di mio sarei molto pigro, però obbligandomi a fare sempre tanto, poi è oggettivamente non è neanche più quello che penso di fare o penso di essere, ma quello che faccio. E quindi mi sforzo, sì, magari non è positivo, come anche tipo io che mi sforzo, come sapete, magari a mangiare la frutta piuttosto che ogni tanto verdura, o andarmi a fare le passeggiate, cioè sono cose che io non mi interesserebbe fare, ma lo faccio perché so che mi fanno bene e so che mi permettono di togliermi quel bollino in testa di FOMO, che io non stia facendo abbastanza. Ed è una cosa orribile, è una cosa orribile, ma al contempo mi permette di avere fame di fare cose. E quindi comunque io adesso che sono arrivati a 28 anni, da una parte dico guarda, i miei nonni avevano già figli, casa, famiglia e tutte cose, genitori uguale, io non sono loro io sono un'altra persona e vivo nei tempi odierni di adesso, dove le cose magari non sono più semplici come una volta, dove non ti viene, insomma, ci sono meno possibilità in più fronti, e quindi una persona si deve fare cose, tirare sulle maniche e buttarsi. E ora io preriscaldo questa. E quindi nel volermi buttare, io spesso finisco a veramente provare a fare tanto. E da un lato dico ci sta, dall'altro non so neanche dove più ricavare tempo, perché più di dormire 6 ore a notte perché ho bisogno costante di o incontrare persone o studiarmi una cosa, perché sennò penso che tra qualche anno non sarò all'altezza di fare queste cose, o magari al lavoro continuare a spingere su più fronti finché qualcosa non parte, o fare investimenti o stock trading o guardare case, cioè è una cosa che da un lato mi fa sentire spento perché le cose normali non me le godo,
A me, io non ho mai visto Dragon Ball, non ho mai visto i Pokémon, cioè le cose tra virgolette da teenager io non è che le abbia vissute più di tanto nella mia adolescenza. Ho sempre fatto un po' quello che mi pareva al di là degli schemi, al di fuori degli schemi. Quindi sento di avere le carenze di quel lato. Sento magari che anche non riesco a interagire riguardo a certi argomenti perché proprio non mi appartengono, e quindi anche entra in gioco una situazione un po' awkward e così. Però cosa succede? Che facendo così, da una parte è una carenza, dall'altra è un'opportunità. E io, ragazzi, non è che abbia la soluzione, provo sempre a fare le cose che mi fanno stare bene. E il fatto anche questo daily vlogging che mi impegna tutti i giorni a dover fare un qualcosa, a dovermi esprimere, a parlare con me stesso, mi permette di fare quasi un check della situazione su come stiano andando le cose realmente, su come potrei migliorare, piuttosto che sulle cose che realmente sto facendo durante il giorno. E io mi sento come se, appunto, con gli anni che passano c'è sempre meno la possibilità di scelta. Io una volta magari vedevo un ma mi basta avere una bella carriera per avere una bella casa, adesso magari banalmente dico sì, ma cioè con una bella carriera arrivi fino a un certo punto, devi venire fuori anche da un contesto di una bella famiglia, chiamiamola così, perché cioè banalmente mettiamo il caso che io prenda, non so, 3.000 euro al mese, diciamo che prendo 3.000, e io potrei chiedere al massimo un mutuo di 1.000 euro. 1.000 euro con i tassi di adesso fai 240.000 euro di casa. Ragazzi, c'è un appartamentino, non immaginatevi la villa. Per prendere 3.000 euro al mese tu devi essere nell'1% della popolazione in Italia come dipendenti, che è difficile per un appartamentino. E quindi io sono sempre sconsolato, perché da un lato dico cazzo, io mi sto facendo il culo da sempre su più fronti e sto acquisendo dei buoni risultati, o comunque dei risultati accettabili. E non sarà mai abbastanza, non sarà mai comunque abbastanza. E quindi in quel lato io mi sento molto FOMO, mi sento che ci sarebbe molto che si potrebbe fare, ma allo stesso tempo io più di così, ragazzi, non so dove andare a parare. Io sono ancora giovane, c'è la vita davanti, quello che vuoi, ma io mi sento che sto veramente dando tanto e sto raggiungendo oggettivamente degli ottimi risultati, almeno dal punto di vista lavorativo, professionale e quant'altro, ma al contempo mi sento che dovrei fare di più per raggiungere quello che vorrei raggiungere. E sto facendo tutto, ragazzi, cioè, io sto facendo letteralmente di tutto. Quindi niente, ragazzi, sono un po' i pensieri del mio compleanno, che mi sento un pochino sconsolato, che dico dove potrei andare a parare questa volta. Questo. Poi per il compleanno, di la verità, io ho sempre avuto delle tradizioni un po' particolari, tipo a mezzanotte di solito mi ascoltavo con le cuffiette sempre una mia canzone, sempre la stessa, ma anche se magari ora mi fa schifo, se ho detto no, io la devo fare, quella ci deve essere. E tanto tiriamoci fuori anche un limone per dopo, do questo qua. Oggi è il mio compleanno, me ne frego il cazzo, ragazzi, delle calorie, delle cose. Cioè, guarda, Coca-Cola normale, neanche zero. Neanche zero. Allora, questa, che stava così. Comunque niente, ragazzi, mi farebbe molto piacere se nei commenti voi mi, insomma, condividete con voi, se la vedete come me, se siete un po' sconsolati del tempo che passa, delle cose che non si riescono a fare, delle cose che si vorrebbero fare ma non si ha la possibilità, e magari qualche rimedio, perché io provo a prendere le cose di petto, a buttarmi e a metterci nel mio, però magari l'approccio è sbagliato e mi farebbe comodo sentire anche un altro parere. Magari, sai, su YouTube c'è gente che ci arriva
non youtubers, dico, ma YouTube c'è una quantità infinita di persone che vengono da qualsiasi categoria, provenienza, entità. Quindi magari sentire anche dei pareri diversi potrebbe farmi comodo. E a me farebbe molto piacere. Comunque, ieri al compleanno mi hanno fatto, cambiando discorso, mi hanno fatto dei regali bellissimi. Cioè, guardate qua, una mia amica mi ha regalato 4 tazze azzurrine, quindi anche come palette ci siamo, è tutto uguali, cioè con il cucchiaino già incorporato. Una purtroppo è arrivata rotta, però è qua da tutto il giorno con l'attac, quindi spero insomma che non sia un problema, però potrei anche andarla a cambiare, a dire la verità, visto che è così. E niente, quindi questa situazione, io mi preparo già un uovo fuori, che mi volevo mangiare la tartare con le uova. Ho dei pomodori? Ce li avrei anche, ma io dico di no, perché stasera sgarriamo, e se sgarriamo, sgarriamo del tutto. Ci metto anche il ketchup, perché mi sento un ragazzo cattivo. Abbiamo anche il pane? Pane? Guardate quanto ghiaccio che ho ancora! Niente pane. No, non sgarro con questo, dai. Ragazzi, questi sono i pensieri. Se dovessi fare ora un riassunto, non mi sento mai abbastanza, non mi sento mai pronto per le sfide. Voglio sempre fare tutto, voglio sempre fare tantissimo, e poi mi rendo conto che non sempre è possibile. Prima di perderlo, mettiamo questo peluccio qua. E non sempre è possibile. Quindi, sto cercando una soluzione. Sì, la mia tecnica per adesso è sempre stata un approccio di petto, però magari sbaglio, perché è un cane che si morde la coda. Tutto questo, ragazzi, mi sta venendo una fame assurda. Oggi a pranzo mi sono mangiato il riso alla greca che avevo fatto ieri per la festa di compleanno, che ho mangiato anche ieri a pranzo, quindi già tra un po' divento risotto anch'io. Però solo quello l'ho mangiato alle 12:30, anzi 12:20, quindi era sulle 8:30, quindi ci sta che io abbia un pochino di fame. Comunque dopo io penso di uscire e farmi una passeggiata, perché prima alla fine non sono riuscito, cioè quello era l'intento. Poi mi hanno chiamato, sono andato a casa di qualcuno e è rimasto di un'oretta, ora siamo qua, quindi non ho fatto niente. Dopo voglio andare in città, farmi una passeggiata, andare vicino al fiume e magari sulle torricelle, e vediamo un po'.